Maria Julia Diaz Pini ha 29 anni, viene dall'Argentina, vive a Buenos Aires, ma nelle sue vene scorre anche un po' di sangue toscano, anzi, pratese. È suo il diario racconto, vincitore del concorso Maledetti Toscani, dedicato alle storie di emigrazione, indetto dalla regione e rivolto ai giovani toscani residenti all'estero. La premiazione si è tenuta a Rocca Strada nel corso dell'ottava giornata dei Toscani nel mondo, in un teatro gremito dalle rappresentanze dei toscani che vivono in ogni parte del globo e dei roccastradini che le hanno accolte festosamente. Maria Julia è una cuoca, ha aperto un ristorantino a Buenos Aires, si chiama Dalloretta, in omaggio alla sua nonna che le ha insegnato i segreti della cucina toscana. I piatti della tradizione si ritrovano oggi nel suo ristorante. Tutti i giorni cucino diverso, quindi faccio la pasta, la panzanella, la rivolitta, il coniglio al vino bianco, uso moltissime erbe come si usa qua. Nella Toscana mi piace la gastronomia, è incredibile, l'enologia e la lingua ovviamente, e mi piacciono i cipressi. Così le radici toscane diventano anche una buona occasione di imprenditorialità ed anche la cucina e l'amore per la buona tavola diventano simbolo del buon vivere toscano anche all'estero. Una vera e propria scuola di vita che arriva dagli insegnamenti dei nonni, dai racconti della guerra, dall'importanza che riveste la famiglia in Toscana come ogni altra parte del mondo. È il racconto di Davide Caruani, il 21enne canadese originario di San Cassiano, vicino a Bagni di Lucca. Volevo in un certo senso fare un regalo al mio nonno perché veramente lui occupa un grande posto nel mio cuore e allora ho preso questa iniziativa di scrivere questo diario e infatti sono molto contento che l'ho fatto perché è un modo in cui si può far rimanere viva la storia dei nostri nonni e questo è un bellissimo regalo per loro. Il mio futuro lo vedo dove sarò contento. Se sia qui in Italia, allora è meglio così. Mi piacerebbe un giorno di comprare una piccola casetta qui in Toscana, dove non lo so, ma mi piacerebbe in Toscana. Il nonno di Valeria è invece partito da Arezzo in un viaggio che l'ha portato in Argentina. Strano il mio destino, il titolo della storia classificata sia al secondo posto del concorso, un racconto di matrimoni a distanza, ricongiungimenti familiari, una storia che la nipote rivive dopo il ritrovamento di un diario in un vecchio baule. Ho iniziato un po' a scrivere i miei ricordi che avevo sui miei nonni, su tutti e due, che sono venuti da qui, dalla Toscana, tutti e due. E dopo ho scritto, ho immaginato di trovare questo diario in un trasloco. E niente, ho provato a scrivere che cosa ha sentito lui e che cosa ha pensato durante tutto quel viaggio nella nave. E come ha fatto per trovare lavoro qua e là a Buenos Aires, e dopo come ha fatto per portare la nonna, perché si sono sposati alla distanza, e si conoscevano già, erano fidanzati, ma si sono sposati alla distanza. Storie diverse ma con un sentire comune. In Toscana, infatti, Valeria, Maria Giulia e David si sentono a casa, cittadini del mondo, è vero, ma con radici forti che li legano a distanza di generazioni alle loro origini. Dal momento che sono venuto qui mi sono sentito a casa e questo è un sentimento che non si risente da altre parti, è veramente unico qui all'Italia. Direzione, mi piace tutto. Sempre. Provo un'emozione molto grande, per me è stato incredibile poter venire qua e conoscere, non so, dove è nato il nonno, la nonna, dove sono vissuti, che è molto diverso da Buenos Aires. Il concorso voluto dall'assessore Riccardo Nencini proseguirà anche il prossimo anno. Riservato ai giovani toscani tra 18 e 30 anni residenti all'estero, si propone di non disperdere la memoria e le storie di tanti toscani che sono emigrati. Le loro vite diventano diari, diari che forse potrebbero essere anche pubblicati e diventare un libro, quello dei maledetti toscani.